Gentili utenti di Cerignola Via, ben trovati dal Palabasket Nando di Lira. Appena terminata l'ultima gara dell'Allianz Udas, persa 62-79 contro Teramo. Siamo con coach Luigi Marinelli. Coach, è arrivata quest'ultima sconfitta in questo pool promozione che decreta il vostro ultimo posto. Forse l'Udas oggi era già in vacanza. Sì, ma eravamo in vacanza già dopo la sconfitta a Pozzuoli, tant'è vero che abbiamo ripreso gli allenamenti giusto venerdì, abbiamo fatto un allenamento e sabato e oggi insomma abbiamo giochicchiato. Per la prima volta mi sono rilassato in panchina stando seduti. Noi abbiamo cercato un po' di ruotare tutti i ragazzi, soprattutto dar spazio a quelli che magari durante l'anno hanno giocato bene. Comunque, al di là del risultato, insomma, oggi era una giornata per festeggiare giustamente l'annata sportiva e i ragazzi. Sì, l'ha sottolineato già lei, il sogno si è infranto la settimana scorsa a Pozzuoli. Ha qualche rammarico per come è andato questo pool promozione? Forse proprio la partita a Pozzuoli, anche perché la sconfitta a Teramo alla fine non pesava, diciamo. La partita decisiva per lo spareggio era quella di Pozzuoli e il rammarico c'è, perché comunque noi l'abbiamo giocato fino alla fine. L'inizio del quarto quarto eravamo pari, forse ci è mancato quel pizzico di cattiveria e di continuità, soprattutto in attacco, perché in difesa stavamo comunque facendo bene. E niente, questo è il rammarico, perché secondo me forse giocando un po' meglio a Pozzuoli si poteva comunque fare il risultato. È stata comunque un'annata positiva, l'annata delle 16 vittorie consecutive del titolo di campione di Puglia. Che stagione è stata? No, è stata, l'ho detto anche prima, è stata una stagione fantastica. Ci tengo a dirlo perché effettivamente non eravamo partiti con questi obiettivi, ma poi l'appetito viene mangiando. Noi siamo stati bravi a inseguire, a stare lì attaccati tutto il campionato senza mai mollare. Siamo stati bravi a vincere quei playoff in Puglia, vincendo a Vieste, vincendo in casa con Altamura e con Foggia. Quindi devo dire orgogliosi di questa stagione. Poi abbiamo fatto questa pool promozione, però devo dire la verità, Cefalù e Pozzuoli avevano quel qualcosa in più rispetto a noi, però dobbiamo far tesoro di questo e dobbiamo capire anche cosa ci manca magari l'anno prossimo per tentare il salto. Coach, è arrivato quasi in punta di piedi la scorsa estate, si aspettava una stagione del genere? No, era la mia prima stagione, sono esordiente, quindi la mia prima stagione tra i senior, e quindi oltre ad allenare ho fatto anche da direttore sportivo, quindi è stato comunque una stagione davvero pesante e lunga, quindi già da luglio nel fare la squadra. Però a 360 gradi sono stato coinvolto e devo ringraziare la società, perché per la piena fiducia, devo dire che Giuseppe Di Giorgio dal primo colloquio, prima volta che ci siamo incontrati, mi ha dato piena fiducia e quindi ho avuto carta bianca sia nel fare la squadra sia in tutta la gestione del gruppo. Quindi devo dire sono molto contento della stagione, sì. Coach, per chiudere, adesso vacanze, estate, poi ancora Udas? Sì, no, non lo so. Sì, per quanto riguarda le vacanze, diciamo già da domani mi faccio qualche giorno di mare, ma anche se io non stacco mai la spina, sia per gli altri impegni che ho, ma anche perché sto già guardando DVD e altri giocatori stranieri, quindi spero che poi quanto prima ci incontriamo per definire eventualmente il prolungamento del contratto per quello che riguarda l'anno prossimo, in modo da poter già iniziare a costruire la squadra. Quindi vediamo cosa succede. Siamo con il capitano dell'Allianz Udias, Guglielmo Serazzi. Guglielmo, oggi la sconfitta contro Teramo passa in secondo piano. Dopo 3 anni lasci questa squadra, c'è stata alla fine, diciamo, in una piccola lacrima c'è anche scappata. Come no?
ho vissuto delle emozioni stasera che probabilmente nella mia carriera non ho mai vissuto. L'affetto di questa gente, di questa città, l'ho provato in tutti i 3 anni e stasera ancora di più me l'hanno dimostrato. Sono contento per tutto il lavoro che ho svolto in questi 3 anni, ma più che altro per le persone che ho conosciuto e che porterò con me sempre, dovunque io andrò. Alla fine dell'ultimo quarto è parso in curva uno striscione che diceva con il cuore in mano grazie capitano, poi la standing ovation di tutto il palazzetto, quali sono state le tue emozioni? Indescrivibile, veramente, mi sono commosso come hanno visto tutti. Io sono io che devo ringraziare questa città e questa società, e i tifosi, tutti i tifosi che ci hanno sempre seguito, che mi hanno permesso di vivere questa serata. Se è successo questo stasera vuol dire che ho lasciato un buon ricordo prima di tutto come persona che come giocatore, e questa è la cosa più importante. Auguro tutto il meglio a questa società, all'Udas e a tutta la tifoseria cerignola tutta. Guglielmo, cosa ti porti con te, diciamo, di questi 3 anni vissuti con l'Udas, qualche il momento più bello di questi 3 anni? Ho 2 momenti che porterò sempre con me: la vittoria del primo campionato qui di C2 che salimmo in C1, quello è un bel ricordo, il primo anno qui fu fantastico, e la vittoria di Vieste di quest'anno mi porto con me, che era inaspettatamente ci ha portato alla seconda fase. Poi naturalmente mi porto anche l'ultimo canestro di Pozzuoli, della vittoria con Pozzuoli che ho fatto come ricordo personale, diciamo. Lasci da vincente, diciamo che nell'ultima parte, a fine partita, c'è stato un abbraccio con Gianfranco Falcone, era una sorta di passaggio di consegne. Gianfranco è mio fratello ormai, ci siamo detti delle cose già da tempo, sì, spero che sia un passaggio di consegne, io ho passato il testimone, spero che lui abbia la possibilità di prendere il testimone, perché poi no, non dipende da me, non faccio io le squadre, quindi non so. Però penso che lui sia il più adatto a portare l'Udas, il nome dell'Udas, in giro per la Puglia e fuori dalla Puglia come capitano. Ok, grazie Guglielmo, in bocca al lupo per la tua nuova esperienza e complimenti. Crepi, grazie di tutto, grazie a voi.